Onorevole Dorfman, allora siamo qua per girare un piccolo video natalizio? Non deve essere solo un piccolo video natalizio, questa è effettivamente la prima edizione di un nuovo blog che si chiamerà Europa Blog e che sarà un nuovo metodo per raccontare almeno una volta al mese cosa faccio qui a Strasburgo, a Bruxelles, quindi al Parlamento Europeo. E in questa settimana di cosa vi siete occupati qua in Parlamento? Beh, ultima settimana prima di Natale, ultima settimana di quest'anno, abbiamo trattato il bilancio, deciso dove 140 miliardi di euro andranno l'anno prossimo. Poi c'è un argomento geopolitico molto importante, la Palestina. Abbiamo fatto una risoluzione, io ero molto a favore, sono molto a favore che in Palestina si vada verso una soluzione di due stati indipendenti, perché sono convinto che solo questo alla fine porterà la pace in questa regione della terra. Poi c'è un argomento locale anche importante, abbiamo attivato il fondo di globalizzazione, questo è un fondo che aiuta in situazioni dove ditte si traslocano per questioni di globalizzazione, abbiamo attivato questo fondo per la Whirlpool, per lo stabilimento in Trentino, quindi anche un aiuto che va a finire nella nostra regione. Ma poi c'era anche un highlight culturale, se vogliamo dire così, oggi abbiamo dato il premio Lux, che è un premio per il film europeo, una produzione europea, Ida, che è una produzione polacca, cioè un film polacco. E adesso tutti in vacanza? Adesso tutti in vacanza, almeno da questo fine settimana, è la fine di un anno penso molto impegnativo, c'erano le elezioni, adesso vacanze natalizie anche per noi, io vorrei cogliere l'occasione per augurare a tutti buon Natale, buon anno 2015 e se rimanete con noi e osservate anche in futuro quello che stiamo facendo a Bruxelles e Strasburgo, mi fa molto piacere. Grazie onorevole Dorfman e buone vacanze anche da parte mia. Grazie anche a lei.